Il Myanmar che accoglie Papa Francesco con il sorriso e l'entusiasmo dei suoi bambini all'aeroporto di Yangon il 27 novembre è un paese che ha sete di guarigione dalle ferite provocate da decenni di conflitti interni e violenze che hanno creato profonde divisioni. Il pontefice argentino, primo successore di Pietro a visitare l'ex Birmania, colonia britannica fino al 1948, lo ricorda già nel tardo pomeriggio al generale Mingyaw Liang, capo di quell'esercito che è stato regime fino alle prime elezioni democratiche del 2015. E lo ricorda anche la mattina dopo ai 17 leader religiosi buddisti, che sono la grande maggioranza del paese, musulmani, indù, cristiani delle diverse chiese ed ebrei, che saluta nell'arcivescovado di Yangon con le parole del salmista: «Com'è bello vedere i fratelli uniti». Uniti non vuol dire uguali, sottolinea il Papa, siamo tutti diversi, ogni confessione ha le sue ricchezze, le sue tradizioni da condividere, ma potrà farlo solo se si vive in pace, e la pace si costruisce nel coro delle differenze. La tendenza all'uniformità, a rendere tutto uguale, lamenta Francesco, è uccidere l'umanità, è una colonizzazione culturale. Di guarigione il pontefice parla anche il pomeriggio nell'imponente centro convegni della capitale Nopi Tho, città di 1 milione di abitanti creata dal regime militare nel 2005, dove prima c'erano solo risaie per proteggersi da possibili colpi di Stato. Francesco parla alle autorità e alla società civile del paese, accanto a sé ha il premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, che i militari hanno tenuto agli arresti domiciliari per 15 anni, consigliere di Stato e leader del partito di governo dal 2015. La guarigione del popolo dalle ferite è una priorità politica e spirituale, ripete Papa Francesco, che apprezza gli sforzi del governo con la conferenza di pace di Panglong di garantire il rispetto dei diritti di tutti quelli che considerano questa terra la loro casa, come i musulmani Rohingya, che il Papa non nomina, fatti fuggire in più di 600.000 dallo stato di Rakhine. Il futuro del Myanmar deve essere la pace, una pace fondata sul rispetto della dignità e dei diritti di ogni membro della società, sul rispetto di ogni gruppo etnico e della sua identità, sul rispetto dello Stato di diritto e di un ordine democratico che consenta a ciascun individuo e ad ogni gruppo, nessuno escluso, di offrire il suo legittimo contributo al bene comune. La mattina dopo, di nuovo a Yangon, nel parco Chai Khasan, Francesco celebra messa con una chiesa viva, quella del Myanmar, che conta meno di 700.000 fedeli, ma ne chiama più di 150.000 arrivati anche dalle montagne del Myanmar e pure a piedi. Una piccola chiesa, capace anche di solidarietà verso un gran numero di persone, senza distinzioni di religione o etnia, che può aiutare questo paese martoriato da conflitti etnici non ancora risolti a trovare la via della guarigione. Nell'omelia il Papa saluta i birmani con il loro benvenuto, Minglaba, e ricorda che in Gesù crocifisso troviamo una sicura bussola che può guidare la nostra vita, e nelle sue ferite possiamo trovare la fonte di ogni cura. So che molti in Myanmar portano le ferite della violenza, sia visibile che invisibile. La tentazione è di rispondere a queste lesioni con una sapienza mondana che, come quella del re nella prima lettura, è profondamente viziata. Pensiamo che la cura possa venire dalla rabbia e dalla vendetta. Tuttavia, la via della vendetta non è la via di Gesù. Gesù indica la via del perdono e della compassione e invita i cattolici del Myanmar a portare il balsamo risanante della misericordia di Dio agli altri, specialmente ai più bisognosi. E così si proclama il Vangelo ad altre minoranze tribali in questo paese, ricorda il Papa, senza mai forzare o costringere, ma sempre invitando e accogliendo. Anche ai monaci buddisti del Consiglio Supremo Sangha, incontrati nel pomeriggio, Francesco parla di guarigione, di mutua comprensione e di rispetto che si ottengono attraverso la via basata sulla compassione e sull'amore. La gente del Myanmar è stata formata dal buddismo ai valori della pazienza, della tolleranza e del rispetto della vita e dell'ambiente naturale. La grande sfida dei nostri giorni è quella di aiutare le persone ad aprirsi al trascendente, ad essere capaci di guardarsi dentro in profondità e di conoscere se stesse in modo tale da riconoscere le reciproche relazioni che le legano a tutti gli altri, a rendersi conto che non possiamo rimanere isolati gli uni dagli altri.
Subito dopo il Papa incontra i vescovi del paese, accolto nel complesso della cattedrale di St. Mary da un coro di bambini che cantano il loro benvenuto in spagnolo. Ai confratelli Francesco ricorda che il Vangelo che predichiamo è soprattutto un messaggio di guarigione, riconciliazione e pace. Nell'ultimo appuntamento in Myanmar, Francesco è accolto da una cattedrale di giovani, colorata nei costumi tradizionali birmani e di migliaia di volti gioiosi dentro e fuori le navate, e riempita dalle note squillanti dei canti, voce di una fede provata dalle difficoltà. Nel tempio neogotico di Yangon, dedicato all'Immacolata Concezione, il Papa li esorta: siate coraggiosi, siate generosi e soprattutto siate gioiosi. Vorrei che la gente sapesse che voi, giovani uomini e donne del Myanmar, scandisce il pontefice, non avete paura di credere nel buon annuncio della misericordia di Dio. Siate pronti a portare una parola di speranza alla Chiesa, al vostro paese e al mondo. Serve la vostra passione per i diritti umani, per la giustizia e per la crescita dell'amore e della pace donati da Gesù, dice l'anziano pontefice ai giovani del Myanmar, che invita ad essere discepoli missionari, messaggeri del lieto annuncio di Gesù, soprattutto per i coetanei e amici. Non abbiate paura di fare scompiglio, di porre domande che facciano pensare la gente. E alla fine della messa Francesco percorre da solo la navata centrale, salutando i giovani e parlando con loro, prima di raggiungere l'aeroporto e volare in Bangladesh.